Ho mandato ieri un messaggio a Luca Leone, intorno alle 18, gli ho detto per ora sei da 9, guarda se arrivi a 10, invece è rimasto a 9. Siamo soddisfatti di quello che Leone è stato bravo, onestamente Leone è stato bravo, la società ha cercato di fare, di accontentarmi nel limite delle possibilità e nel limite anche delle volontà degli altri a cedere, no? Perché poi non è che qui si individua un calciatore, necessariamente questo calciatore è un'uscita, magari ti trovi anche dall'altra parte la società che non vuol vendere. Però devo dire che alla fine sono soddisfatto. Se l'avessimo incontrati in un campionato di Serie B o di Serie A, dove entrambe le squadre potrebbero tranquillamente stare per il seguito, per tradizione, per forza economica delle società e tutto, sarebbe un conto, no? Invece oggi Palermo, con quello che ha, diciamo, passato due anni fa, è una squadra che l'anno scorso disputava il campionato di Serie D e quindi viene a Terni con la mentalità giusta. Sicuramente non ci prenderà, diciamo, non penserà che sia una partita semplice, no? E quindi verranno con la giusta motivazione, con la giusta determinazione. Ci sono delle squadre che in questo momento sembrano diciamo non pronosticabili tra le prime. Io faccio un nome: Teramo negli stessi nostri punti, ha affrontato il Palermo e il Bari a Bari, quindi quando ti fai 4 punti vuol dire che valori ce l'hai. Oggi l'espressione del Teramo è molto vicina alla realtà, l'anno scorso no, perché l'anno scorso il Teramo secondo me era una signora squadra e ha fatto meno di quello che tutti pensavano che potesse fare. Le altre squadre che secondo me sotto traccia hanno lavorato bene sono il Catania, che alla fine ha fatto una squadra importante con giocatori di un mix di giovani e esperti importanti, il Catanzaro. E poi ovviamente quelle che tutti danno, diciamo, come sicure protagoniste, quindi l'Avellino, il Palermo, la Ternana e ovviamente il Bari. Io il che commento mi faccio un augurio che ci sia un senso, che si tenga in considerazione, anche se siamo a 80 km dalla regione, dal palazzo della regione, quindi non siamo lì diretti tutti i giorni a ricordargli o a fare pressione, che la Ternana gioca mercoledì. Se si ricordassero che noi giochiamo domani, ci farebbero anche un